Il 17° giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro è stata una giornata ricca di eventi e notizie importanti. Per gli azzurri continua l'allenamento con due sedute. Al mattino la squadra ha lavorato in palestra con fase di prevenzione e lavoro tattico. Poi nel pomeriggio gli azzurri sono tornati in campo per la seduta pomeridiana con la classica partitella a campo ridotto con Gaetano in evidenza, con dribbling e giocate che hanno infiammato i tifosi azzurri. A bordo campo anche il presidente De Laurentiis con Giuntoli. Dopo l'allenamento nel teatro di Di Mario si è svolta la presentazione della nuova campagna abbonamenti 2019-2020. A presentarla Led Foberation Alessandro Formisano. Una campagna abbonamenti innovativa, con prezzi più bassi e tante novità, tra cui il prezzo fissato per ogni gara disputata dagli azzurri, con fasce differenziate tra le avversarie più importanti e quelle minori. Una bella notizia per i tifosi azzurri che potranno assistere alle gare del Napoli a prezzi ridotti in uno stadio che è stato completamente rinnovato. Tra le altre news di giornata, il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019-2020 che si è tenuto presso la sede della Lega Serie A a Milano. Sorteggio favorevole per il Napoli, che è la squadra con il numero 1, con il numero 2 la Juventus, che potrà affrontare i partenopei solo in finale. A seguire le altre big: Milan, Inter, Atalanta, Torino, Roma e Lazio. Intanto per quanto riguarda il mercato, nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità da parte del Fenerbahce della cessione di Elmas al Napoli. Finalmente la fumata bianca per il giocatore macedone, che è atteso domani nel ritiro di Di Maro, dove si aggregherà alla squadra dopo la firma e le visite mediche. In serata, a concludere un giorno ricco di eventi, lo spettacolo di Made in Sud, che come ogni anno ha divertito i tifosi azzurri e i giocatori presenti in piazza Madonna della Pace. Domani si torna in campo per l'allenamento mattutino.